L'ultima ferita lasciata dalla guerra sul corpo di Palermo si rimargina. Era una ferita profonda, mortale, e solo un radicale intervento avrebbe potuto salvare l'intero quartiere dalla cancrena della corruzione. Subito dopo la guerra, fra le macerie di via Francesco Crispi, una larga strada prospiciente il porto, era sorta una città nella città. La chiamavano la Casbah di Palermo ed era il rifugio di una vasta corte dei miracoli, del vizio e del delitto. Il comune ha ordinato la demolizione di questo regno del coltello e della rissa e nello stesso tempo ha dato una sistemazione igienica e decorosa alle 250 famiglie che vivevano accampate fra le macerie. I bulldozer hanno demolito le casette abusive, facendo da bisturi nella grande operazione di risanamento.